Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto adesso da qualche giorno, il 31 di maggio, è stato approvato il nuovo contratto di servizio di AMA. È un nuovo contratto che stiamo iniziando ovviamente ad applicare. Non solo, c'è anche la modifica della 58 che è in ballo. Da qualche giorno c'è il nuovo CDA di AMA. Che dovrà risolvere i problemi col bilancio, che tutti sappiamo, quello del bilancio 2017. Dopodiché Roma Capitale ha fatto tutti gli atti necessari per sbloccare le assunzioni, sia in Roma Capitale sia nelle partecipate. Per cui, fatte queste operazioni, il CDA si è insediato in questi giorni e sicuramente procederà celermente all'approvazione dei bilanci. Ovviamente uno dei primi obiettivi che l'amministrazione ha già dato al CDA è quello di procedere alle assunzioni. Noi sappiamo che da quando ci siamo insediati, fino a qualche mese fa, solo le persone che erano andate in pensione, erano 600 e per effetto della, delibera 58 di Marino non è stato possibile, reintegrare queste persone. Per cui noi ci ritroviamo 600 persone, anzi probabilmente devono essere anche più, 600 persone in meno che ogni mattina vanno a lavorare. Allora, noi abbiamo fatto tutti i passi per arrivare a sbloccare questa situazione. Si sono create delle difficoltà, ma che proprio in questi giorni stiamo superando, per cui sinceramente questa mozione non ci sembra che dia nessun valore aggiunto, è già impostata la situazione, per cui noi a questa mozione ci asteniamo. Grazie.